Diego che era, né? Sono belle anche la qualità. Questa è la più bella, sì. Per me è bellissima. Ma questa l'avevano messa anche sul... Big. Aspetta il passaggio Iacchio, la situazione è cambiata, viene comunque servito in secondo momento Iacchio, portando Iacchio, Iacchio per il Lugano e lo Zurigo vince il campionato edizione 2000-2001. La strada che porta Peter Iacchio alla Valascia parte dall'allora Cecoslovacchia e dalla primavera di Praga e relativa brutale repressione sovietica. È il 1968, Peter ha 2 anni, quando il papà, Peter anche lui, è tra i tanti a tentare la fuga all'estero. Approda in Svizzera, prima tappa Sciaffusa, dove nel 72 nasce il fratello Pauli e dove Peter Junior indossa per la prima volta i pattini. Poi il Ticino, le giovanili a Bellinzona, le selezioni cantonali, la prima divisione nella scona dei connazionali Farda e Taicnar. Peter segna come nessun altro alla sua età. Appena sedicenne, l'ala destra firma 23 gol in 18 partite. Iacchio non ha ancora 18 anni quando debutta in divisione nazionale B con l'Ambrì all'inizio dell'84. La prima rete il 3 marzo contro il Visp e 3 giorni dopo, il 6 marzo, infila una tripletta all'Olten. A 19 anni debutta nel massimo campionato e di segnare non smetterà più. La seconda stagione in A, Iacchio la chiude con un bottino di 40 gol in 41 partite e questo resterà il suo record personale. A questo punto vuole a tutti i costi ingaggiarlo il Lugano di Sledvole Mantegazza. Peter si lancia nella nuova sfida. Nel suo primo campionato in maglia bianconera segna 39 gol e il 5 aprile dell'88 festeggia il suo primo titolo nazionale. Toni tanto avanza, la possibilità per concludere, Toni, gol! 3-3! Al 16! Sono uscita con un'amica a ber qualcosa e in questo bar c'era Peter. E si è presentato con degli altri amici, così che all'inizio non mi stava neanche simpatico. La prima volta ho detto che è antipatico questo tipo. E più l'ho conosciuto e più dicevo, ma no, non è così male, no? Dopo mi ha invitata ad uscire, mi ha chiesto di uscire e ho detto, beh, non ho niente da perdere. E invece era un ragazzo molto dolce, ai tempi lui aveva 21 anni, io ne avevo 22, no? Quando era giovane era dolcissimo, molto volenteroso, mi aiutava tantissimo in casa, io lavoravo al 100%, lui aveva un po' più di tempo libero, quindi non so, tornavo a casa e lui stava lavando i vetri dell'appartamento, avevamo un po' gli stessi valori, ci divertivamo anche insieme, no? E infatti è stato un po' per quello che probabilmente mi sono innamorata, no? Così sono passati 2 anni più o meno, mi ha chiesto di sposarlo. E dopo sei dentro, no? Presa in questo turbine del quale sei al centro e va bene, dai, proviamo, no? Cioè, e ci siamo sposati. Aver la moglie incinta che ti pulisce le scarpe per andare a militare. Tu sei troppo viziato. Da chi? Da me già. Il mio tipizio di solito. Cosa? Non dire balla perché sei davanti alla videocamera. Che scemo. Chi è che ha lavato prima? Ha messo nel mio cucchiaio. Che ti ho fatto la cena? Tutto quanto. Ci ho preparato 2 torte di mele e una l'hai già smaffata. Dov'è che è il bambino? Adesso è andato, era qui prima. Ma c'era la gnocca. Dopo si è spostato. Sei al 7° mese. Domani inizia la seconda settimana del 7° mese. Cavoli, mangi troppo, Iacchio. E niente, dopo a quel punto mi dice, se non hai il lavoro facciamo un bambino. Così quando sono grandi, noi siamo ancora giovani e possiamo girare. Cioè, tanto adesso io col mio lavoro sono sempre impegnato. E ho detto, dai, allora così è nata la Caterina. No? Dopo un anno è arrivata la bambina.
Io avevo 25 anni, Petri ne aveva 24, avevamo due bambinoni anche noi, eh. Questa pancia, piglia questa pancina. E che c'è lì? E il papà? Ma come sei diventata grassa, grassa? Caterina? Dov'è il papà? No, non me, il papà. Parla tu. Caterina? Caterina? Ciao? Ciao? Ma io ho dei bellissimi ricordi della mia infanzia, ricordo proprio di che abbiamo fatto sempre tante cose come famiglia, anche abbiamo avuto la fortuna di poter sempre andare in vacanza, di essere sempre uniti, cioè io ho tanti bei ricordi di feste di compleanno nell'infanzia, di unità con la mia famiglia. Non ci arrivi per me, non ci arrivi per me. Non ci arrivi, non ci arrivi, non ci arrivi, sì ci arrivi. Buona! Ma mi ricordo che era comunque un papà che non ci ha fatto mancare niente, nel senso l'amore, quello non so come spiegarlo, però mi ricordo questa sensazione. Era un papà con cui si poteva ridere e scherzare. Ogni tanto era forse un po' più bambino lui di noi, nel senso che era un gran giocherellone, però questo era anche bello per noi. E sì, anche quando andavamo in vacanza, comunque ecco, una cosa che ho proprio in mente è che aveva sempre qua i pattini da l'inline skater, andava al mare, andava a farsi i suoi allenamenti prima di andare in spiaggia, per esempio. Cioè è stato anche facile prendere la decisione di sposarsi e fare un bambino, perché dicevo, ma sì, con quest'uomo io potrei vivere tutta la vita. Aiuto papà! Caterina! Cucù! Ciao ciao! Ciao ciao! Neanche neanche neanche! Neanche neanche neanche! No, ferma tu! Si è tirato lì il collo della schiena sua al cotto, sembrava che i cani che hanno giù. Dio, come ti assomiglia. Non si capisce niente quando c'è il ciuccio in bocca. Perché ciuccio? Ah, ecco. Non so ben dire l'età che avevo, comunque noi Loki lo seguivamo tanto, io con mio papà e la mia amica Chantal andavamo spesso in trasferta con lui, quindi voleva dire appunto andavamo a Ginevra, a Berna e partivamo con lui al mattino, ci portava da mangiare i cioccolatini Lions e poi guardavamo la partita e poi tornavamo a casa la sera. Lo sport in generale è sempre stato qualcosa che ci univa. Non so se è perché alla fine mi interessava veramente o se era perché sapevo che così passavo del tempo con mio papà, quindi a me interessava, guardavo spessissimo diversi tipi di sport con lui, cosa che poi alla fine è rimasta perché a me piace tanto guardare lo sport. Ecco Iacchi, punizione di tiro, la staccata e c'è il pareggio al 13-20. Ancora Pedro Iacchi. Iax torna ad Ambrì e alla Valascia giocherà le successive 9 stagioni. Con l'Ambrì vive 3 campionati indimenticabili a livello di risultati e soprattutto di emozioni. Il primo dei 3 nel 90-91 per Peter è quello del primato personale di punti, 78 in 40 partite, 38 reti e 40 assist. In secondo momento Iax si tira ben spostato, Iax, si tira e ha pescato avanti il passaggio, Peter Iax al 12-38. La primavera del 98 segna intanto anche il capolinea del lungo percorso rossocrociato di Peter Iax. Percorso fatto di 149 selezioni, 45 reti e 44 assist.
grande anche in nazionale. E anche l'altro bisogna schiacciare. Non lo so. Vittoria? 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 Cosa è? Dimmi ciao! Ciao Vittoria! Ciao Vittoria! Ciao Vittoria! Chi è che ha chiesto l'anello? E beh, l'anello sarà mio, giusto? Ah, sono in vicina! Cosa dici papi? Possono aprirli? No, lasciamo lì fino all'anno prossimo. No, non è vero per solito. Ok. Tati, tu li passi, tu che sai leggere. Vittoria! È tuo. Giusto. No, strappa le rocca. Strappa le rocca. Io avevo un rapporto bello con lui, poi ero anche la più piccolina, quindi ero anche quella un po' più, non so, viziata ovviamente. No, ricordo che con mio papà quando stavamo andando in Cechia. E il ricordo è c'era questo parco giochi o qualcosa di lui che proprio si è sdraiato sulla panchina con sto panzone e dormiva per fare la turbosesta perché ovviamente guidava solo lui, noi eravamo ancora piccoline. E ho proprio questo ricordo di lui, cioè di questa sua silhouette, diciamo silhouette, questa montagna che dormiva su questa panchina piccolissima. Non firmo, filmo. Girati Vitti, dai. Così quando sei grande ti faccio vedere come mangiare il gelato da bebè. Come si fa? Stato evitabile, attenzione a Friburgo che va al passaggio con Trebel, errore, Iacce, gol! L'ultima rete per Lambrì rimane quella del 5-2 segnata in gara 3 a Zugo. È la numero 32 in stagione, terzo miglior bottino in carriera. A 32 anni, Peterone, come ormai diventato per tutti, in omaggio ai suoi 100 e passa chili di potenza offensiva, si congeda dalla Valascia per lanciarsi in una nuova e ultima sfida a Zurigo. All'Allenstadion l'attaccante ticinese rimarrà 5 anni. Le sue prestazioni mantengono del resto eccellenti livelli di produttività, come continuano a confermare i numeri. In maglia ZSE, Peter infila 110 gol, 118 assist e dunque 228 punti in 277 partite. Con lo Zurigo, Peter vince quello che non era riuscito a vincere, con l'Ambrì. Chiaramente dal lato emotivo, per me forse un titolo ad Ambrì avrebbe avuto un sapore forse diverso, però sono contentissimo. Dopo questa partita lo dedico soprattutto a mia moglie e alle mie bambine. Zurigo è stata forse la nostra tappa, diciamo, a livello umano ha portato tantissimo. Il Peter a livello sportivo ha avuto i suoi successi, le ragazze hanno imparato perfettamente il tedesco e lo svizzero tedesco e ne beneficiano ancora oggi. Mi ha arricchito molto, ma mi ha anche fatto prendere più coscienza di me stessa. Diciamo che il mio sogno era poi quello di avere un compagno col quale condividere certe cose, no? L'hockey è l'hockey e voglio dire, una volta vinci, una volta perdi.
E la vita è un'altra cosa, insomma, non è questa la cosa più importante. È importante, ma non è la più importante. No, appena girato tocca la... Di avere anche delle cose un po' al di fuori dalla vita strettamente sportiva, perché tutto bello, tutto quanto, ma cioè, c'è anche una vita fuori, no? Io avevo anche altri interessi e avrei voluto condividerli col mio compagno, non sempre, però ogni tanto avere qualcosa in comune, ecco. E niente, ne parlavamo, ma non capiva o non ci capivamo. La sua ultima rete Peter Jaks la segna l'11 marzo 2003, è la numero 487. Da giocatore cerco di fare i miei interessi e da direttore sportivo faccio gli interessi del club, tutto lì. È dunque arrivato il momento di guardare un'altra volta avanti. Appesi i pattini al chiodo, Peter si cala direttamente e immediatamente nel ruolo di direttore sportivo dell'Ambrì. Io racconto una cosa. Voi dove sei indovinare? Firma le tue figlie che sono belle. Che cos'è che ha nascosto? Firma la più bella del Reame. Oh. Oddio. No. Vorrei riposare. No, pianta. Quando è tornato in Ticino lui era diventato il direttore sportivo dell'Ambrì e se possibile era ancora più occupato di quando era un giocatore, cioè perché si sentiva tutte queste responsabilità, perché non era molto aiutato, cioè gli hanno buttato addosso una montagna di lavoro per una persona sola e lui era stacanovista e io mi sentivo sempre più sola e sempre più lontana. E mi ricordo un giorno che mia sorella Rebecca è venuta da me e mi ha detto: ma guarda, penso che tra la mamma e il papi ci sia qualcosa che non va. E appunto c'erano i miei genitori che avevano avuto una discussione, erano fuori in giardino e mi sembra di ricordare che mio papà stesse piangendo. E io lì per la prima volta, cioè, ho percepito questa cosa del tipo: ah, ok, i miei genitori potrebbero separarsi, cosa che fino a lì non avrei mai pensato. Mi sono svegliata una mattina, mi guardavo allo specchio e dicevo non mi riconoscevo più, non stavo più bene e dopo devi prendere una decisione. Io penso che nella vita non si debba fingere, che non bisogna neanche intestardirsi su qualcosa che non va più. Se non va, non va, bisogna cambiare strada. Per dolorosa che sia, bisogna cambiarla. E ci siamo separati nel 2004. Ma io penso che mio padre non abbia mai superato il divorzio da mia mamma. Lui non ha mai lavorato su se stesso, era forse un limite che aveva lui di non riuscire ad affrontare, non aveva la forza, forse non ha neanche mai voluto in un certo senso affrontare questa cosa. Avevo capito cosa stava succedendo anche perché poi dopo un po' di anni la mamma mi ha raccontato che io dovevo andare a prendere il bus e lei dalla finestra della camera vedeva la strada che facevo. E mi ha raccontato che vedeva che non saltellavo più, io saltellavo sempre, era un po' mi chiamavano terremoto, saltellavo in giro, correvo e tutto, e non mi vedeva più saltellare, e quindi l'avevo capito comunque quello che stava succedendo. Sì, lui penso che abbia sofferto tanto dalla nostra separazione, non che io no, però forse avendo avuto la capacità di andare a chiedere aiuto mi sono sentita meno sola, e lui no, lui non so neanche se parlava con qualcuno. Penso che questo è stato un primo tassello di qualcosa che l'ha, non lo so, che l'ha, gli ha fatto perdere un po' il centro. Nonostante il fiuto nella scelta degli stranieri, dal 2006 al 2009 il DS Jaks non riesce più a portare l'Ambrì nei playoff. E così, nella primavera del 2009, quando alla presidenza sale il comitato di Filippo Lombardi, a Peter Jaks viene preferito il franco-canadese Laporte, cui è affidato il doppio ruolo di allenatore e di direttore sportivo. Peterone si ritrova per la prima volta ai margini. Il tempo passa, passano i mesi, passa un anno e poi passa anche il secondo e Peter Jaks non riesce più a rientrare nel giro. Entra forse in altri giri, quelli che non perdonano. Entra forse in un buco nero. Quando ha cominciato a crollargli tutto intorno a livello di carriera, a livello... cioè, è comunque un uomo che ha vissuto più di metà della sua vita sotto i riflettori, era sempre qualcuno, era sempre importante e si definiva così. Cioè lui purtroppo non è riuscito a vedere di essere anche più di solo il Peter Jaks dell'hockey. L'ultima volta che io ho visto il Peter
era venuto a riportare le ragazze dopo un weekend a lui e negli occhi era spento, io l'ho visto che era spento. E l'ho invitato a bere un caffè in un bar qui della zona a capire, no, cosa ci fosse che non andava, e anche lì lui, no, tutto bene. E io avevo un po' scoperto che lui aveva delle dipendenze da gioco e che quindi si era un po' invischiato in una cosa più grande di lui, e gli avevo detto, guarda, ci sono dei terapisti specializzati, gli avevo mandato anche il numero e tutto quanto. Poi non è che stai proprio col fiato sul collo a una persona, no? Cioè, soprattutto se è un adulto, deve poi anche un po' prendersi in mano. Buonasera dal quotidiano Il Ticino e la Svizzera Sportiva seguono con molta apprensione le ricerche di Peter Jaksa. Il campione ticinese di hockey è sparito da casa ieri mattina. Ancora nulla per ora sul suo destino. Di certo fa effetto leggere il suo nome su un comunicato di polizia. Oggetto, persona scomparsa, Jaksa Peter, 45 anni, 180 cm, carnagione chiara e corporatura robusta. Doveva raggiungere con l'auto la madre nel paese d'origine, ma di lui nessuna traccia. Non si esclude l'ipotesi peggiore, si teme per la sua vita. Sull'arco della giornata abbiamo cercato di contattarlo più e più volte e non abbiamo mai ricevuto nessuna risposta, finché io nel primo pomeriggio avevo una sensazione strana, non so come definirlo, però sono andata da mia mamma e le ho detto, per favore andiamo a Bellinzona, sento che c'è qualcosa che non va. Io ho un ricordo che mi gela ancora il sangue, nel senso che siamo arrivate a casa del Peter. Io non avevo le chiavi, evidentemente, ce le aveva la Caterina, fa per aprire, la porta è aperta. E io ho avuto una scarica di adrenalina enorme, perché ho detto, qui c'è qualcosa che non va. Io ho pensato che magari avesse avuto, che ne so, un infarto, qualcosa del genere, che magari lei lo trovasse lì sul divano, insomma. Quindi ho detto, aspetta un attimo, stai fuori. Sono entrata e non c'era nessuno. Lo spavento l'ho avuto quando abbiamo aperto la porta vedendo che non era chiusa a chiave. Poi lì non c'era la borsa del tennis e quindi ho pensato che fosse semplicemente andato via e basta. A quel punto non potevamo fare nient'altro che denunciare la scomparsa. Da un lato dice surreale, non sta capitando a me. Cioè non... Da quell'altro pensi no, ma sta facendo una qualche cavolata, non può essere qualcosa di brutto. La speranza si riaccende con un comunicato della polizia cantonale. Peter Jaksa è stato avvistato lunedì mattina nel sud Italia. L'identificazione del soggetto, cittadino svizzero, intorno alle 2.35. Jaksa è stato fermato pochi istanti dai carabinieri nella stazione ferroviaria di Potenza. Rimane un mistero dove fosse diretto e per quale motivo Jaksa si fosse spinto fino a Potenza cercando di far perdere le proprie tracce. E voglio dire solo una cosa, se Pizza mi ascolti, torno a casa, ce l'hai tanti amici e ci manco tutti, tu non sai come mi manchiamo. Se hai bisogno di qualcosa, chiamami e non so, se devo andare in Italia, andiamo, perché così sono triste. Torno a casa, per favore, torno a casa. E il giorno dopo apro la posta al mattino e c'è una lettera del Peter. E mi ha scritto dicendo tante belle cose e lì io ho detto ma non volevo crederci, no? Però allora io ho chiamato mia cugina, che era in quel momento era la persona di riferimento. Lei è venuta giù subito e tra l'altro lei è proprio infermiera psichiatrica, quindi aveva già vissuto tante di queste situazioni. Mi dice, guarda, non vorrei metterti ansia, ma non è un buon segno una lettera. E niente, allora è cominciato tutto, cioè è stata una cosa.
Ultima edizione del telegiornale, buonasera. È forse finita nel più tragico dei modi la vicenda che vede coinvolto Peter Jaks. Stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale ticinese questa sera, l'ex giocatore di hockey sarebbe forse morto sotto un treno in periferia di Bari. Le procedure di riconoscimento sono ancora in corso, ma sembrerebbe restino pochi dubbi sull'identità della salma. Santo Spirito, piccolo borgo alla periferia nord di Bari. Le speranze di ritrovare Peter Jaks in vita si infrangono qui, su questi binari, mercoledì alle 6:20. La notizia già nella sua edizione odierna. La notizia di un uomo che verso le 6 del mattino di mercoledì si è lanciato sotto un treno in corsa. Un barbone, perché ripeto, il giorno prima passò un signore che andava a prendere il treno a Santo Spirito e ha notato questa persona che dormiva sulla panchina in cemento lì con la giacca sotto la testa. Una notizia che, lo ricordiamo, non è ancora ufficiale, ma che già sta rimbalzando sui media svizzeri. E noi ci colleghiamo adesso con Bari. Nicola Agostinetti, ci sono novità sul fronte dell'inchiesta? Come avete sentito, la dinamica dell'incidente è oramai chiara, è stata ricostruita sulla base del racconto del macchinista ed anche sull'identificazione rimangono pochissimi dubbi, anche se manca ancora la sua ufficializzazione. Mancano poi naturalmente tanti elementi a questa vicenda. Ero al lavoro e mi chiama il poliziotto e mi dice: guardi signora, da Bari hanno chiamato e è confermato che era il Peter, no? E io ho detto, l'unica cosa che ho detto non faccia trapelare nulla finché le mie figlie non lo sanno. Perché, ma i mass media mi fanno pressione. Gli ho detto, guardi, a me non interessa. Non deve sapere niente nessuno fin tanto che le mie figlie non lo sanno. Durante la lezione mi aveva chiamato mia mamma confermando che guarda che adesso la notizia uscirà sui media. Quindi di non spaventarti se magari qualcuno ti chiede qualcosa o eccetera. Però io non l'avevo ancora detto a nessuno. Quindi quando poi sono salita sul treno per tornare a casa quel giorno, c'era la mia migliore amica Arianna e non eravamo in classe insieme noi, quindi non avevo ancora avuto modo di parlarne con lei. E quel giorno mi fa, ma cosa c'è? Tutto bene? Cioè raccontami. E niente, dopo le ho raccontato e dopo da lì i miei ricordi sono un po' sfocati. Quando si era saputo che c'era stato qualcuno che si è buttato sotto il treno, è arrivato il poliziotto e io ero seduta sulle scale mentre la Bibi era in cucina. Questi poliziotti sono entrati, sono andati subito in cucina e io ho sentito solo la Bibi che cominciava a piangere. E però sono rimasta lì ferma, cioè come di sasso, perché non lo so, o non volevo realizzare o, visto che io non ero ancora sicura perché non avevo visto quello che aveva visto la Bibi, forse avevo ancora quel briciolo di speranza che piangesse perché, ah no, non è lui. Ed è stato un periodo pesante, pesante, difficile. Poi ti sentivi, quando uscivo di casa, no? La gente, ormai il comunicato era già uscito in televisione, ti guardano tutti e vorresti chiamarti veramente Bernasconi, no? Certo che certe volte mi dico, oh, perché non l'hai detto? Io mi dico, boh, magari eravamo anche piccoli, cioè avevamo 18 anni e non voleva parlarne con noi. È più ogni tanto che mi dico perché non me ne sono accorta. Quello è il sentimento più forte che ogni tanto ho. Se solo avessi capito, se solo avesse detto qualcosa, perché il problema più grande anche di mio papà è che purtroppo le cose brutte o meno belle o i problemi si stava piuttosto zitti e non li diceva, e secondo me, cioè, lo faceva perché ci voleva bene, voleva proteggerci. Se però se ci ha veramente protette, non lo so. Però quello che so, appunto, che
sono convinta che tutto quello che ha fatto c'è, c'era dietro l'amore verso di noi e secondo me in quel momento lui pensava che così faceva il meglio per noi, perché appunto non, la situazione finanziaria era tragica e lui sapeva che il nostro sogno era quello di continuare a studiare e sapevamo già che avremmo dovuto lavorare per poter studiare, finanziarci i nostri studi e con la sua scelta alla fine abbiamo ottenuto sì, dei soldi che ci hanno permesso di studiare più facilmente rispetto a se lui magari fosse, cioè non avesse trovato un lavoro, finiva in assistenza e... Foto, asilo Bibi, festa compleanno di Der Glatt, famiglia Genoni, agosto, primo giorno scuola, cena messicana, foto di tanti anni, nostalgiche di tanti anni fa. Una scatola plastica c'è che buttiamo via i vetri? L'ho messa là in lavanderia. Vitti? Ah, quello si può buttare. Asista? Tanto se può. Il mio no, però. La metà di questi non li vedo neanche. Il mio no. L'avevo fatta. Bella, bella. Bella? Non vuoi tenere quella foto? Ma è bellissima. Poco dopo la sua morte avevo fatto un quadretto per camera mia con su un po' le foto più belle di mio papà o io con mio papà o cose che avevamo fatto insieme. Chiaramente un paio di foto sue dell'hockey, quindi la sua cartolina quando giocava a Zurigo, le sue foto tipiche ad Ambrì con noi, qui quando eravamo ancora solo io e la Cati o comunque la Vitti era molto molto piccola, e qui una foto invece con tutte noi. E anche qua di nuovo una, tutti noi insieme. Questa qui è la mia foto del cuore, anche perché è quasi l'unica, dove veramente siamo io e lui su una foto dove io ero già più grande, non ero più una bambina. E questa qui l'abbiamo fatta proprio qua fuori da casa Camignolo. E rimane comunque la mia foto preferita e anche appunto purtroppo l'unica che ho. Sì. Oh, questa sono io. Questa sei tu. Chi? Io. Dedicato a Caterina, il bebè più bello del mondo da mamma e papà. I miei primi 3 braccialettini d'oro, tantissimi peluche e completini di tutti i colori. Il più importante però è l'amore che mamma e papà ti daranno sempre. La tua mamma, cazzarola. Avevo 25 anni io. Avevo la sua età quando facevo queste cose. E questo lo teniamo. Io non so neanche cosa fare della mia vita. Non l'ho neanche completato. Ha tirato giù tutto. Sì, l'ho visto dove l'hai messo. Babyland Vittoria Galactina. Sì, eri proprio un ragnetto. Quando si parlava di ricordi, di qualsiasi cosa, nostro papà era sempre il top. Io invece in quel momento ero arrabbiata per il gesto, arrabbiata per il fatto che comunque, tra virgolette, ha scelto la via più semplice, nel senso lui se n'è andato, i problemi sono finiti, grazie, ciao. E invece noi eravamo ancora qua e anzi con ancora più dolore ed ero molto arrabbiata, ma non potevo esprimere la mia rabbia perché andava a cozzare con i sentimenti delle mie sorelle, quindi quello è stato difficoltoso per me. Puoi tagliarlo il pizzetto tu? Sei così. Che simpatica, ma scusa, ma ti permetti? Gol! Eccole qui! Questa per precisione, 21 minuti dopo la mezzanotte, mm-hmm. È infatti nata Vittoria, terza figlia di Peter e Francesca Iax e nuova sorellina per Rebecca e Caterina. Dunque auguri a tutti. A saperlo. La ogni partita continuavo ad andare ad Ambrì, sentivo che era il modo per stare anche vicino al papà.
e bevevo tanto, anche cioè da star male, non era una cosa per niente sana. E dopo il mio modo di elaborarla, tra virgolette, è stato l'autolesionismo. Io era l'unico modo che avevo per, tra virgolette, sentire qualcosa. Mi sentivo come vuota e quando facevo autolesionismo invece sentivo che invece ero ancora una persona. Io usavo l'autolesionismo anche come un'arma di ricatto nei confronti della mamma. E le dicevo sempre, se non mi fai fare questo, non mi fai fare quell'altro, sei una mamma terribile, adesso vado su, mi tolgo la vita. E finché un giorno non mi ha detto, va bene, vai e fallo. Ovviamente cioè, era in ansia, però ha capito che io lo usavo ormai come arma di ricatto, che non l'avrei mai fatto. E ho capito che avevo bisogno di un aiuto esterno, che non potevo affrontare tutto da sola. Perché io con il suicidio del papi ho vissuto anche tanti problemi d'autostima, mi sentivo sempre molto non all'altezza degli altri, non abbastanza intelligente, non lo so, che non avesse abbastanza importanza per far sì che le persone restassero. Quando sentivo dire povero Peter, da un lato dicevo sì, povero Peter, da quell'altro io ero arrabbiata perché mi ha lasciato tutto qui, tutti i problemi qui, mi ha lasciata da sola, che dicevo appunto che i genitori possono separarsi ma c'è un filo indissolubile che li legherà finché campano perché hanno dei figli e lui ha tagliato questo filo e me lo sono tenuta come la Beppa Tencia, no? Ecco, e mi sono sentita molto sola e abbandonata. Adesso sono comunque molto fiera di lui, ma in quel momento mi dicevo, cavolo, sei un uomo intelligente, parli 5 lingue, hai comunque tante conoscenze, tanti agganci, un nome anche che ti può aiutare. E capisco l'orgoglio, capisco tutto, capisco l'amore per l'hockey, però se non puoi più avere una carriera nel mondo dell'hockey, trova qualcos'altro, poi puoi sempre tenere un occhio su quel campo e appena trovi l'occasione cambiare. E lui mi diceva che non sapeva fare nient'altro e qua e là. Chiaramente non avevo le capacità per capire che fosse depresso. Ero arrivata al punto che solo vederlo mi dava il nervoso perché era lì così inattivo, così. E tant'è che l'ultima volta che l'ho visto non l'ho salutato. Cioè lui mi ha detto ciao e io ho chiuso la porta e me ne sono andata. Pensi di aver lasciato in sospeso qualcosa con tuo papà? Ma forse, cioè io so che lui lo sa, però avrei voluto dirgli ancora una volta che quanto gli voglio bene, ecco. Questo se potessi lo rifarei, perché gli ultimi momenti non sono stati molto rosei. E quindi, se potessi sì, lo farei. Nell'alba di mercoledì, davanti alla piccola stazione di Santo Spirito, termina nella maniera più tragica la fuga di Peter Jaks. Poco dopo le 6 del mattino, una persona si è messa sui binari e ha aspettato che il treno la investisse, allargando le braccia. Con le braccia aperte, in piedi sui binari, guardando fisso il treno, dopo essere sgattaiolato fuori da dietro un muretto, il racconto crudo e disarmante del macchinista del treno Bari-Foggia, che sulle cause dell'incidente non lascia alcun dubbio. Tutto fa propendere verso l'ipotesi suicidiaria. Mi sono recata anni fa in Puglia per deporre proprio un fiore dove lui era deceduto e per liberare la sua anima, cioè nel senso che io avevo una grande pena nel cuore pensando che la cosa che mi
più fatto male l'idea che lui era lì da solo e nessuno deve essere solo. Cioè, a me proprio dispiaceva tantissimo, è proprio una cosa che quello mi ha spezzato il cuore, no? L'idea che qualcuno possa decidere di fare qualcosa così, da solo, ed è lì, da solo. Non dovrebbe capitare a nessuno. Siamo in arrivo a Bari Santo Spirito. We are now arriving in Bari Santo Spirito. Vieni qua, patatina. Se non te la senti, dillo, tesoro. Hai capito? Ho capito. Vuoi stare via? No. Ducati? In questo momento sono un po' impotente, no? Cerchi sempre di proteggere le tue figlie dal dolore, da queste cose, e alle volte non puoi. Ci devono passare in mezzo per poi risolvere tutto e andare avanti. Però mi piange il cuore, cioè, sai, loro non sono mai state qui e non lo so. Spero che sia d'aiuto, ecco, e non una cosa distruttiva, perché no. Io penso sempre che potete salutare anche qua, no? No, no. Prima che passa un treno, io. Okay. Poi voi, se volete, potete. No, andiamo. Sei abbastanza? Ok. Per me sì. Ok. Cati? Anche per te. Ok. Ci sono dei momenti anche adesso che penso, non so, a giugno mi laureo. E non posso condividerlo con lui, o ci sono momenti, non so, quando ho ricevuto la notizia di avere il lavoro in redazione sportiva, cioè sarebbe stata la prima persona che avrei chiamato se ci fosse stato, perché di sicuro sarebbe stato qualcosa che comunque ci accomunava, lo sport ormai, e quindi ci sono ancora adesso momenti e cose che vorrei condividere con lui. Adesso non è che sono ancora proprio al top, ogni tanto ho dei momenti che non mi sento magari appropriata a qualcosa, un determinato momento, però va molto meglio, sono consapevole di quanto valgo.
Il suicidio è una tematica che va affrontata, perché per poterne uscire devi fare un lavoro così profondo, così lungo, così pesante, ma la gente deve sapere che si può fare e si può uscirne e si può vivere bene ancora dopo. Io ho conosciuto una signora che ha avuto anche lei la stessa esperienza e lei mi ha raccontato che si vergognava, che aveva sensi di colpa, i suoi figli non sapevano come era morto il marito. Cioè, e per me è una cosa fuori di testa, non puoi pensare di nascondere una cosa del genere, no? Però è anche vero che se io penso al nostro retaggio culturale, se penso alla Chiesa, non più di 100 anni fa, le persone che si suicidavano non venivano neanche seppellite in terra consacrata, e quindi probabilmente ci portiamo dietro un po' di questi retaggi, no? Ho anche imparato che le persone rimangono dentro di noi. Io ho ancora dei momenti che magari mi viene un ricordo e io saluto il prete come se fosse qui, cioè le faccio ancora queste cose. E difatti io ricordo che eravamo in camera mortuaria e è andato un momento, ho fatto uscire tutti, sono rimasta io con le ragazze e ho proprio detto alle mie figlie: guardate che la famiglia cambia solo la dimensione, cioè il papà c'è in una forma diversa, ma c'è, e noi restiamo sempre noi cinque, comunque, non, perché è così. Loro sono per metà il Peter, no? Quindi, quindi c'è. Cioè, la situazione è cambiata, viene comunque servito in un secondo momento Iax, che si era ben spostato, Iax, si tira e c'è l'ambito personalmente in vantaggio, Peter Iax al 12:38. A mio papà io voglio ancora un grande bene, sono quando vedo ancora spezzoni della sua carriera o vedo che ancora adesso ha tanti ancora record dell'hockey svizzero, cioè io sono immensamente fiera di lui come giocatore di hockey e so che come papà lui mi ha amato immensamente, quello non lo metto in dubbio ed è una cosa che porterò sempre con me. Lo ringrazio nel senso che non per il gesto che ha fatto, ma io adesso ho una consapevolezza che altrimenti non avrei avuto. Io so che qualsiasi situazione mi capiti nella vita, posso rimboccarmi le maniche e posso affrontarla. Fallo bene, come sei capace. Dai, fallo! Come abbiamo fatto a superare questa esperienza, quello che ci è successo? Cioè, ne sono convinta, lo so, che è grazie a mia mamma e al suo modo di essere, a voler affrontare questa cosa, volerci portare, far superare al meglio quanto è successo, a tirar fuori appunto, a vedere di nuovo la luce, perché è lei che dobbiamo tutto. Allora, incido le gesta di mio marito che sostiene di essere un vero campione di sci nautico e adesso in diretta ce lo dimostrerà. Ella! È unito, eh? Quel puntino che vedete, che non riesco neanche a centrare perché non so dov'è, eccolo. Quello è vostro padre, nonché mio marito, che è già per terra dopo 3 secondi di esercizio. Penso sempre che ogni cosa è illuminata e quindi un dolore, una difficoltà nella vita ha una parte di luce. Il riuscire a elaborare le cose, quindi il perdono, che il perdono non vuol dire che sei d'accordo con la scelta che uno può aver fatto. Però l'amore che ti lega a questa persona è talmente grande che puoi perdonare. L'amore è sempre quella la formula magica. Cioè, siamo dentro tutte in questo marasma e tutte insieme ne usciamo.